The Legend of the Phoenix. E da oggi vasi per anziani, dress porcellanato di varie misure e colori per un invidiabile effetto parquet. Tintometro Paulin. I nostri marchi? Per te solo il meglio a prezzi imbattibili. Mondo Edile è a Foggia, in Viale degli Aviatori al chilometro 3400. Costruiamo il tuo domani perché da noi è tutto un altro mondo. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Ciao da Raffaella, oggi vi ho portato in un'azienda che da oltre 40 anni è leader nella commercializzazione di automobili e veicoli commerciali. Di chi sto parlando? Ovviamente di Punto Blu. E qui da Punto Blu troverete una vastissima gamma anche di veicoli commerciali. Perché da Punto Blu trovi l'auto che vuoi tu. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in Via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Vista l'inflazione economica, la ditta da Dario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che da anni vi offriamo. Salve a tutti, mi trovo in via Montegrappa 94. Ho avuto un problema con la caldaia e molti mi hanno suggerito di venire dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino. Sicuramente non rimarrò delusa, entriamo. Ho avuto un problema con la caldaia e ho bisogno urgentemente di una sostituzione. Molti mi hanno parlato bene di voi. E in via Montegrappa 94, dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino, sono rimasta veramente soddisfatta. E se avete problemi di autocertificazione, impianti, termici, potete passare benissimamente dal signor Spadaccino e sarà a vostra completa disposizione. Arrivederci e grazie. Network Consulting Italia. Una mano amica per aiutarti a crescere. Implementazione di sistemi di gestione per la qualità UNIEN ISO 9001-2008, di gestione ambientale UNIEN ISO 14001-2004 e di regolamento EMAS, di gestione per la responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la norma SA 8000, per la gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e in tanti altri settori. Accompagniamo l'azienda all'applicazione delle nuove tecnologie. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 04 84. Fax 0881 20 04 84. Una mano per crescere. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, ennesimo appuntamento con il pallone in poltrona, un appuntamento che arriva a margine della squillante vittoria del Foggia, ottenuta con un punteggio
tennistico, 6-0 ai danni dell'Ischia. Per dirla la De Zerbi, valgono sempre 3 punti quei 6 gol, ma soprattutto era importante vincere. Il Foggia lo ha fatto in maniera, se vogliamo, anche esagerata, conquistando 3 punti che, grazie a quello che è maturato sugli altri campi, avvicinano nuovamente la zona playoff, che adesso separa il Foggia dagli spareggi soltanto di 2 lunghezze. Parleremo di quello che è il momento rossonero, parleremo anche di quello che potrebbe accadere da qui a qualche giorno a livello societario. Lo faremo con i nostri ospiti, lo faremo interagendo con voi da casa attraverso gli sms. Intanto saluto subito Pasquale Bonfiglio, questa sera visibilmente buonasera, preoccupato buonasera. Perché si sta giocando Roma-Juventus e lui, insomma, è di fede bianconera, purtroppo per lui. Leggermente di fede bianconera, comunque ancora 0-0, nonostante i gufi e tanti gufi che ci sono, comunque 0-0. Nonostante i gufi, qui ce ne sono credo almeno 4. 5. 5? Sono in netta minoranza, anzi 6 se ci mettiamo pure di cani, voglio dire. Allora, 389-0103-003 per i vostri sms, li stiamo aspettando. Vi ricordo anche Facebook, il pallone e il poltrona, e lì per i vostri commenti. Dunque, attraverso gli sms, la pagina Facebook, più avanti avrete anche la possibilità di intervenire telefonicamente allo 0881-71-21-91 per aggiudicarvi uno dei gadget del Foggia Calcio messi in palio dal nostro amico Moda per Due a Foggia in via Lucera 97. Intanto saluto gli ospiti, ritrovo con piacere l'avvocato Luigi Miccoli. Buonasera e ben ritrovato, avvocato. Grazie mille e buonasera. Accanto a lui il collega Umberto Della Martora. Buonasera, buonasera Umberto. Buonasera a tutti. Gino Vinciguerra, buonasera Gino, sorridente. Buonasera, insomma, quando si vince 6-0. Quando si vince 6-0, insomma, non potrebbe essere, diversamente. Saluto anche Lino Mongello, buonasera Lino. Buonasera a tutti. E allora facciamo così, ci vediamo subito la carrellata dei risultati e vediamo anche come è cambiata la classifica dopo l'ultimo turno di campionato. Mancano 11 giornate alla conclusione. Ieri, nell'ultimo fine settimana si è giocata la 27esima giornata. Questi risultati, la sorpresa se vogliamo a Benevento, dove il Benevento non è andato al di là dell'1-1 col Barletta in casa, Benevento che addirittura era sotto fino al 90esimo minuto. Ha vinto invece la Casertana e questo è un risultato che avvantaggia il Foggia, come vedremo poi più avanti dalla classifica. Casertana batte Lecce 1-0, 1-1 tra Catanzaro e Lamezia, 6-0 del Foggia sull'Ischia. Foggia che con i 6 gol rifilati ieri alla squadra isolana è adesso l'attacco più prolifico di tutti e tre i raggruppamenti della Lega Pro. Addirittura credo che sia il quarto attacco in Italia, calcolando anche la Serie A e la Serie B. Poi Martina Lupa Roma 2-0, Aversa batte Melfi 4-3, 3-0 della Juve Stabia sul campo del Messina, 0-0 tra Paganese e Cosenza, 3-2 del Matera sul campo della Regina e poi 1-0 della Salernitana sul campo del Savoia. Una vittoria sofferta quella della Salernitana al cospetto di un Savoia che è in piena crisi societaria. Più avanti ci collegheremo anche con Torre Annunziata. Savoia che è il prossimo avversario del Foggia sabato al giro di Torre Annunziata. Diciamo, una squadra in piena crisi sotto tutti i punti di vista, una situazione forse anche più grave di quella che si vive in questi giorni a Parma, paragonato insomma anche a quelli che sono gli stipendi dei calciatori, tant'è che ieri c'è stata addirittura una colletta dei tifosi per insomma sostenere le spese vive della squadra. Savoia che ha messo in difficoltà la Salernitana e Savoia che affronterà appunto il Foggia. Vediamo come è cambiata la classifica dopo 27 turni di campionato. Si accorcia il divario tra Benevento e Salernitana, Benevento 60, Salernitana 58 e domenica c'è Salernitana-Benevento, sabato alle 15, una partita che potrebbe, se non essere decisiva, ma quantomeno fondamentale per la promozione diretta. La zona playoff, Juve Stabia 51, Lecce e Casertana 48, Matera 47, Foggia 46, nel giro praticamente di 5 punti ci sono 5 squadre, nel giro di 2 addirittura 4. Insomma, una classifica cortissima, Foggia che si avvicina alla zona spareggi, poi troviamo il Catanzaro un tantino più staccato con 40 punti, Barletta 36, Lamezia 33, Lupa Roma 31, Paganese e Cosenza 30, Martina 29, Melfi e Messina 25, Ischia 22, Savoia 21, Regina 20, chiude l'Aversa a 19 punti. Questa la classifica.
al momento della Lega Pro. Chiedo subito un commento all'avvocato Luigi Miccoli. Avvocato, è una classifica che torna a sorridere al Foggia, nel senso che i 5 punti di distacco dalla zona playoff sono diventati 2, beh, recuperarne 3 in una giornata non era semplice, una combinazione favorevole ai rossoneri, più che altro oltre alla vittoria ottenuta a spese dell'Ischia, la vittoria della Casertana ha fatto sì, insomma, che i playoff fossero molto più vicini rispetto a una settimana fa. Come sapevamo, il girone è combattutissimo, che non c'è nessuna partita che è scontata, i piedi si tengono per terra ugualmente. La giornata poteva ridere ancora di più se determinati risultati fossero andati in porto, ma diciamo alla stessa vittoria del Lecce per 1-0 e anche ottenuta in maniera, diciamo, il punteggio più equilibrato sarebbe stato lo 0-0, perché psicologicamente voi dovete tenere conto che comunque è un raggruppamento di tante squadre e quindi, certo, un eventuale pareggio. Ma questo può essere però accorciato. Un aspetto positivo: più squadre lottano, meno partite tra virgolette comode voi, ci sono anche per le altre. E la mia è una litania: il Foggia si confronta unicamente con se stesso. Se vinciamo le prossime 10 partite andiamo ai playoff. Questo è quello che riteniamo sia come soprattutto come spogliatoio che come società. Non è un problema di gioco del Foggia o di altro. Il discorso è semplicemente: giochiamo da Foggia e allora sarebbe giusto che le vincessimo queste 10 partite qui. È inutile stare a recriminare, perché se siamo quarti in Italia come attacco, siamo primi per traverse, per pali, per occasioni dai 2-3 metri e via dicendo, o per statistiche di tiri e di altro. Il campo è migliorato. Anche se quindi non è ancora in condizioni. Sì, il problema è semplicemente una cosa: infatti non le ho detto che il campo è in condizioni ideali, gli ho detto che il campo è migliorato e i risultati si vedono. Questo per dar ragione. Avete cambiato il giardiniere, avvocato? Certamente, certo. Io da Zerbi e Di Bari. Sì. Questi sono stati i soggetti che hanno inteso cambiare il giardiniere praticamente. Poi l'avvocato Miccoli si è cosparso il capo di cenere ed è andato a prendere il giardiniere storico, il papà dello Zaccheria, e rimuovendo un giardiniere le cui origini sono barlettane, e ho ritenuto che Foggia debba essere di Foggia anche fino all'ultimo filo d'erba. All'insieme della foggianità anche a livello di giardinaggio, diciamo così. O ci abituiamo a 360 gradi a riconoscere l'identità territoriale e le potenzialità di questa città, oppure vuol dire che tutti gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo come società non sarebbero totalmente appaganti. Avvocato, io la stuzzicherò più volte nel corso di questo appuntamento, perché ci sono tanti argomenti che credo che a chi ci ascolta da casa interessino. Mi troverà sprovveduto come al solito. Intanto mi consentite di salutare anche tutti gli amici che ci seguono in ogni parte, oserei dire, del mondo attraverso la piattaforma miticochannel.com, trasmissione che va in diretta streaming, così come accaduto la scorsa settimana. E proprio la scorsa settimana, insomma, abbiamo avuto testimonianze dirette da tutta Italia ma anche oltre. Non a caso proprio il premio è stato vinto da un tifoso foggiano residente a Busto Arsizio, lo ricorda bene l'amico Gino Vinciguerra. Un commento rapido, vi chiedo sintesi, sia Umberto Della Martora che Gino Vinciguerra e Lino Mongello, su quella che è la classifica. Io sono d'accordo con l'avvocato Mirko, di noi abbiamo tantissima fiducia nel Foggia, però bisogna rimanere con i piedi per terra. Cioè, il 6-0 di ieri non deve far ritenere tutti che siamo diventati dei fenomeni, così come magari qualche piccolo passo falso non doveva farci sentire gli ultimi della classe. Il Foggia ha dimostrato di aver recuperato bene da qualche
inciampone preso nel periodo pre-post natalizio, parlo della partita col Barletta, di quella col Martina, di quella col Melfi. Se il Foggia riprende a marciare con la continuità che ha messo in mostra nella fase centrale del girone di andata, io credo che ci sono buone possibilità di riacciuffare questi playoff. La cosa che mi conforta, scusa, concludo, la cosa che mi conforta di ieri è che ancora una volta questa squadra, questo gruppo, questo allenatore hanno dimostrato che pur con assenze importanti riescono sempre a mettere in mostra quello che loro provano durante la settimana, indipendentemente dagli attori che comunque scendono in campo. Ieri c'erano tre assenze dovute alle squadre. Tre assenze anche abbastanza pesanti. E Gigliotti, c'era il lungo De Gente, certo. Gerbo assente per infortunio. Quello che mi dispiace è non aver visto una cornice di pubblico adeguata alla qualità messa in mostra. Restiamo sulla classifica, regia, restiamo sulla classifica. Commento rapido: Gino Vinciguerra e Lino Mongello. Intanto, secondo Gino Vinciguerra, si lotta fino al Foggia per i playoff. O credi che anche il Catanzaro frenato se ieri? Se avesse vinto ieri, lo facevo ancora in corsa. Ma siccome ha perso altri due punti, non ritengo che possa. Io sono rimasto deluso dal Messina, veramente, mi sarei aspettato quantomeno un pareggio, il che avrebbe rispecchiato il discorso, perché la Juve Stabia poteva stare a 49 e in tre punti saremmo stati praticamente a tre punti dal terzo posto. L'unica delusione. Poi le goleade servono anche per mettere timore alle altre squadre, chi incontrerà il Foggia, perché non è che sia sempre semplice. C'è stato qualche altro che ha vinto con l'Ischia 6-0, 5-0, 4-0, non mi sembra che hanno fatto goleade, quindi molto merito si deve al Foggia, un po' di demerito all'Ischia, ma diciamo che un po' di rassegnazione c'è stato dopo il terzo quarto gol, ma non ho visto una squadra arrembante, anche se di poco conto perché la classifica è quella. Tra poco vedremo l'immagine, eppure per una mezz'oretta abbondante la gara era stata molto equilibrata, perché l'Ischia aveva avuto il merito, diciamo così, di frenare. Ma siamo tutti lì, da volte che si sbloccava il risultato, secondo me. Giocava in 20 metri. Sì, 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 si giocava molto corta, molto corta. Cioè là o sei un maratoneto oppure molto difficile. No, il pressing era alto ed era sui portatori di palla. E ma Maurizio usa fare questo. 90 minuti impossibile. Soltanto che è chiaro che prima o poi, insomma. Lino Mongello, commentavamo ieri in tribuna anche con qualche altro collega, va bene il tiki taka, però poi alla fine a sbloccare il risultato ci ha pensato l'invenzione di Cavallaro, no? Che è partito, serpentina, messo giù, calcio di rigore, tra un po' vedremo le immagini. Ci aveva già provato prima Cavallaro qualche minuto prima, infatti il Foggia per i primi 26 minuti è stato quasi assente, un po' anche per merito degli avversari che si erano ben chiusi con 5 difensori, sfido qualunque squadra 5-4-1. Votata anche all'attacco più estremo riuscire a sfondare. Ci voleva l'invenzione appunto di uno dei due giocatori più estrosi, Cavallaro oppure Sarno. È stato Cavallaro quello che si è procurato il calcio di rigore, prima aveva tentato la soluzione personale. Diciamo questo poi è dato in là alla goleada del Foggia. Per quanto riguarda la classifica, a me fa piacere che le due squadre lassù siano così poco distanti adesso, anche perché domenica prossima, anzi sabato, si affronteranno in una sfida piuttosto importante. Paradossalmente da attenti osservatori, ma soprattutto da chi ci tiene al Foggia, bisognerebbe augurarsi che la Salernitana batta il Benevento o comunque non vada al di là del pareggio. Perché? Perché sottolineare una cosa importante: il calendario propone sia al Benevento che alla Salernitana gli scontri con le dirette concorrenti, certo, del Foggia. Se una delle due dovesse prendere il largo, c'è da augurarsi che non vinga, il Benevento, quello è fuori discussione, certo, perché certo, anche col pareggio resterebbe un po' tutto inalterato. Vabbè, contro il Barletta un gol in 90 minuti la vedo. Ma c'è il rammarico, avvocato, proprio per quella situazione che vediamo lì, perché il Foggia non ha 14 punti di differenza dal Benevento, né tantomeno i 12 ce li ha in classifica. Ce l'ha in classifica. Che li dovrebbe avere in su, praticamente. Sì, l'unica differenza di quelle due squadre. Come qualità di gioco. La differenza di quelle due squadre, che sono state brave, forti, di riuscire a sbloccare il risultato, a vincere le partite sempre negli ultimi minuti. Nei momenti di difficoltà sono riuscito a fare il risultato, cosa che al Foggia spesso non è riuscito. Io farei la corsa comunque sul terzo posto, cioè dobbiamo dire che il Foggia è a due punti dal quarto posto. Però quei due punti bisogna recuperarli anche alle altre squadre che stanno negli altri gironi.
Dunque, i 46 del Foggia oggi non consentono di stare nella zona playoff come quarta. Sì. Oggi la quarta è nel Ma il Foggia per fare i 48 punti dovrebbe vincere almeno un'altra partita e negli altri gironi dovrebbero stare sì, fermi. Ma al momento il girone C, la quarta del girone C, va ai playoff. Anzi, la squadra non è il Foggia, però. Ma non è il Foggia. Non è il Foggia, però è chiaro che in questo momento. Ma il Foggia per arrivare a 48 dovrebbe fare i due punti e le altre dovrebbero restare ferme negli altri gironi. Guardando i punti della prima, i punti dell'ultima, i punti della quarta. Se questo trend resta, il girone C insomma sarà quello con più punti di tutti quanti gli altri. E credo che difficilmente ma già sarà diverso. Siamo agevolati perché il Bassano ha perso in casa, il Pisa ha perso in casa. Appunto, perciò vedrete che il girone C sarà il. Anzi, io dico che alla fine A e C. L'altra squadra che raggiungerà le prime tre dei tre raggruppamenti, vedrete, verrà fuori proprio dal girone, C. Dal girone C, la squadra che raggiungerà poi in B. Perché è un credo peccato, che insomma sia vedere gli altri due gironi che giocano, così come io sono convinto che l'ulteriore promossa scaturirà dal girone C. Beh, avvocato, perché nei playoff non si può dire, cioè insomma c'è una categoria di differenza. Sicuramente il girone C è quello più importante, quello più forte, allora. Sono almeno 7-8 squadre. Vedendo come diceva l'avvocato, le partite degli altri raggruppamenti o in diretta Rai o su SportTube, ci si rende conto che il livello è completamente diverso, anche se a livello di gioco mezza serie B, quella mezza serie D. Anche se a livello di gioco chi comanda il girone C, insomma, non è a grossissimi livelli. Però andiamo a vedere i giocatori. Perché sia la Salernitana, ecco, vincono più per i singoli che per un gioco d'assieme. Cioè sono i singoli che fanno la differenza, perché non mi sembra che né Brini né Menichini, insomma, abbiano messo su. Ma se non hai un gioco ai singoli, comunque vinci. Ho capito. Umberto, la differenza. Mettiamoci anche noi, abbiamo pure noi giocatori in grado di fare la differenza. Il problema è che anche a Melfi hai fatto il gol che ti consentiva di poter vincere la partita, soltanto che poi volevo concludere dicendo che poi la Salernitana ha usufruito anche di parecchi aiutini, se i rigori a mio avviso non erano rigori. Oggi, di Scarpa, che tra l'altro ex di turno sarà squalificato, è squalificato, quindi salterà la partita contro il Foggia. Scarpa è un giocatore del Savoia. Buono. Che ha detto, beh vabbè, dopo aver visto la Salernitana ieri, vi dico, la Salernitana ci va in Serie B, però mi fermo qui, non voglio aggiungere altro, i famosi aiutini di cui rispetto a quella che è stata la conduzione del direttore di gara. Lo stesso Scarpa poi ha spiegato quelli che sono i problemi che vivono in queste ore a Torre Annunziata, parlando di giocatori che non hanno nemmeno davvero, e non metaforicamente, i soldi per mettere un piatto caldo a tavola. E beh, questo succede quando c'è gente che guadagna 1.000-1.500 euro al mese rispetto ai giocatori del Parma, che pure lamentano degli stipendi arretrati, però hanno la possibilità di metterlo comunque il piatto a tavola. Nel Foggia non c'è chi guadagna 1.000 euro al mese, guadagnano tutti quanti di più. Scordatevelo praticamente. Questo è per rispondere anche a chi pensa che questa squadra sia stata messa su con poco. Mai pensato di metterla su con poco, nessuno della compagine. Quanto costa questo campionato al Foggia, avvocato? Costerà la fine. Lei che è uno insomma solito ad occuparsi di conti anche all'interno della società. 3.887.000 euro più ripiano precedente. Siamo vicini ai 4 milioni di euro. Cioè siamo vicino praticamente a adesso lo dico in maniera tale che venga sfatato questo mito qui e via dicendo. Noi vorremmo essere così bravi da fare una squadra con 1 milione di euro, ma non sarebbe all'altezza del Foggia, e a prescindere da quello che si aveva come possibilità di programmazione finanziaria e tutto il resto, il Foggia si consente, al di là del fatto che io seguo quello che è il detto del mister, che ha tutti quanti i titolari, ma lo sta dimostrando vedete un po' voi, a tenere Dario Barraco in panchina, come avere due che ti scavalcano sistematicamente l'uomo, come Cavallaro, come Sarno, avere Iemmello, se questo non è un lusso, ditemi un po'. Agnelli, Gigliotti, Potenza, allora, quello che vorrei far capire praticamente è che questi signori praticamente probabilmente non hanno ancora la fortuna che dovrebbero
avere per quelli che sono i meriti di impegno e i meriti tecnici che stanno dimostrando, di sicuramente avere quantomeno come espressione di gioco. Poi il Foggia, si sa, il paradosso di questa stagione qui è che noi sappiamo determinate partite perché non le abbiamo portate in porto, perché non sono andate in una certa maniera. A volte per quei famosi signori che con la maglia fosforescente corrono nel campo, certe volte praticamente per veri e propri demeriti nostri, in termini qualche amnesia che è costata punti pesanti, necessità di dover acquisire la coscienza di sé, perché io lo ribadisco, questo qui è un falso girone di Serie C, come lo dicevamo prima, è una mezza sì. Infatti io direttore sono totalmente d'accordo con quello che lei ha detto, perché questa è la particolarità di questo girone, è infernale sotto questo profilo, cioè, qui sia a livello ambientale poi anche qualitativamente, insomma, notevole. Qualitativamente siamo le squadre di vertice che esprimono quasi tutte quante altissime, cioè, individualità. Quando vai invece sulla parte destra della classifica, tu ti scontri praticamente o con 5-4-1 o con 5-3-2 chiusi. Cioè, come posizione. Ieri, no, tenendo presente che oramai noi ci troviamo formazioni che letteralmente si sistemano in campo sul Foggia calcio. Tant'è vero che siccome noi abbiamo un mister che è molto sveglio, sicuramente avremo occasione di parlarne, praticamente. Che cosa facciamo? Passiamo tra le linee, primi cambi gioco e due gol su situazioni di calcio passivo, due schemi netti, cioè proprio evidentissimi. Finalmente ieri sono state pure sfruttate. A proposito, avuto fortuna di realizzare tutto quello che il lavoro. Ce li vogliamo andare a vedere questi sei gol del Foggia? Magari li commentiamo insieme, perché c'è qualcosa di importante. Ci sono schemi mandati a memoria alla perfezione, direi. Quello del secondo gol è certamente uno di quelli. Lo stesso De Zerbi a fine gara ha ammesso, sono cose che durante la settimana proviamo e riproviamo. È chiaro che poi durante la partita non sempre ti riescono. Ma gliel'ha suggerito lui, Poi, certo. De Zerbi ha suggerito a Cavallaro che doveva usare quello schema, e quindi provato subito. Squadra in campo, come dicevamo, è stata una mezz'ora particolare, nel senso che il Foggia ha sbuffato e soprattutto ha sofferto un po' questa Ischia che pressava molto sui portatori di palla, soprattutto su Minotti e Danielli, provando a non far ragionare la squadra rossonera. Qui Narciso, insomma, ha voluto rischiare e fortunatamente è andata bene. E qui è l'occasione del calcio di rigore assegnato alla Foggia. Entrano in contatto Cavallaro e un difensore dell'Ischia, formato credo, e calcio di rigore per il direttore di gara tra le proteste dei calciatori isolani. Calcio di rigore che lo stesso Cavallaro si incaricherà di battere, che trasformerà piazzando il pallone all'angolino. Ecco, lo rivediamo. Qualcuno dice forse un tantino generoso, qualcun altro dice vabbè, comunque è stato bravo il calcio di rigore per una volta ce lo teniamo. Cavallaro è stato bravo certamente a cercarselo, è stato ancora più bravo a realizzarlo, perché il Foggia si è portato in vantaggio nel momento in cui la partita era più spigolosa, se vogliamo. 1-0 per il Foggia, che andrà all'intervallo avanti di due gol, perché come vedremo tra pochissimo il raddoppio lo siglerà Iemmello, ed è un euro gol in girata con il destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto proprio da Cavallaro. Davvero un gran gol quello di Pietro Iemmello, giunto a quota 11 ieri, e potevano essere addirittura 12 se Sarno non li avesse, il colpo di scisco da parte di Sarno, non li avesse tra virgolette rubato quel gol. Non era sicurissimo, ma non lo so, non era sicuro. Adesso lo rivediamo. Intanto ci gustiamo questa prodezza di Iemmello per il 2-0 del Foggia al 44esimo minuto, praticamente un passo e mezzo prima di andare al riposo. Eccolo qua il terzo gol, Iemmello, calcio di sinistro, pallone destinato all'angolino sulla linea di porta, arriva Sarno e fa 3-0, game over allo Zaccheria, ma il Foggia non è sazio e continuerà a segnare e a dilagare. Magari se rivediamo questo gol, eccola qua, la conclusione di Iemmello. Se la regia riesce a fermarsi in questo momento, beh, credo che sarebbe dentro, avvocato. No? Non è d'accordo? No.
Vabbè, l'importante è che è andata dentro lo stesso. Lo stesso Iannello ha detto, vabbè, picchierò Sarno, però ha fatto bene, scherzando ovviamente, nel dopogara, ha fatto bene a metterla dentro, perché non si sa mai. Di un gol. 3-0 per il Foggia. Andiamo avanti con le immagini e uno show dei rossoneri che continueranno a segnare. Primo gol in maglia rossonera anche per Alessandro Potenza, colpo di testa incornata dal centro dell'area, pallone che sbatte contro il palo e attraversa la linea bianca. 4-0, fa festa la curva nord, ma fa festa naturalmente tutto lo Zaccheria. Eccolo qua, pallone abbondantemente dentro. 4-0, l'Ischia perde anche Finizio, espulso per questo fallo ai danni di Minotti, doppio giallo per Finizio, un fallo più di frustrazione direi che d'altro. In 10 uomini la squadra isolana incasserà altri 2 gol, il quinto per diciamo questo traversone di Bencivenga, ma c'è una deviazione insomma decisiva. 5-0, più autogol che gol di Bencivenga, anche se insomma l'avrebbe meritato per quello che ha fatto ieri Bencivenga, ma anche nelle ultime settimane. 5-0 e poi arriverà il sesto gol griffato da Grea, Alessio Grea subentrato nella ripresa, quindi i tifosi dell'Ischia abbandonano e insomma poveretti, probabilmente avrebbero dovuto farlo già prima. Eccolo qua Grea, che cosa fa? Eurogol anche di Alessio Grea, 6-0, tutti a casa. A quel punto naturalmente la mente era già al Savoia ed era già a Caserta per capire che cosa sarebbe accaduto di lì a qua a poco, perché Casertana-Lecce si è giocata alle 16 rispetto alle 14.30 in cui ha preso inizio Foggia-Ischia. 6-0, dicevamo, beh insomma una vittoria, come fai a discutere un punteggio del genere? E qui la partita si chiude con un infortunio a Schetter, che fortunatamente insomma non ha riportato però nulla di grave. La festa dei tifosi sotto la curva sud e poi successivamente sotto la curva nord, la nota dolente che citava prima Umberto Della Martora. Questa scarsa, beh, è triste vedere quegli spalti semivuoti. 2600 paganti complessivamente, tra abbonati e gente che ha sottoscritto, che ha acquistato il biglietto. 2600 paganti per una squadra che ha avuto il merito, e per una società che ha avuto il merito di risvegliare insomma la fantasia di una città, di un'intera provincia, perché qui stiamo parlando di una società che 2 anni fa, di questi tempi, giocava a Sant'Antonio Abate, giocava a Pozzuoli, era insomma ad inseguire la possibilità di arrivare quinta in Serie D. Adesso stiamo parlando di una squadra che intravede la possibilità di potersi giocare qualcosa che da queste parti manca da 17 anni. Avvocato. No, noi sapevamo che il tennis è meno seguito del calcio, quindi prevedevamo che ci sarebbero stati meno biglietti. Non ho, io le parole le ho consumate. Adesso alla società basterebbe non sentire più scuse. Spezzatino. Beh, si giocava di domenica. Spezzatino, Prezzi, Sportube e tutto il resto. Noi sappiamo di avere un pubblico fortissimamente fidelizzato, che è fatto da quelli che il Foggia lo verrebbero a vedere. Anche se giocasse in spiaggia, come suol dire. Sappiamo di avere delle gravissime mancanze per coloro i quali hanno subito dei provvedimenti per cui non possono venire allo stadio. E dopodiché mi si sta a parlare dei prezzi dei biglietti, degli abbonamenti. 50 euro la tribuna a Salerno. Un biglietto di tribuna alla Rechi? 50 euro. Oh. Detto questo, vedono un calcio orribile, assolutamente inguardabile. Io penso che questo calcio punisca, questo modo di fare punisca in maniera profondamente ingiusta, prima di tutto i ragazzi. Prima di tutto questa grande squadra che sta,
sta dando una grande lezione di vita a questa città, perché sta inducendo a comprendere che l'impegno, lo spirito di squadra, non l'individualità, è ciò che premia. E che la coscienza di essere differenti dagli altri, perché noi esprimiamo non a caso, che ieri, è totalmente ieri sul proprio profilo Facebook lo stesso Quinto, che ieri era in tribuna per squalifica, sottolineava proprio questo, è insomma mortificante. Marcello prima di essere un atleta straordinario ha un cervello straordinario e non meriteremmo altro per quello che stiamo facendo. Quello che vorrei far comprendere è che questi ragazzi qui non smetteranno di impegnarsi fino all'ultimo secondo del campionato. Io sono arrivato al punto in cui di dire che non mi dispiace nemmeno più finanziariamente del discorso, però questi ragazzi qua meritano. Questi ragazzi, avvocato, questo staff tecnico merita. Avvocato, questo è un tema che noi abbiamo toccato oggi anche nel corso del nostro editoriale, nel corso del nostro telegiornale, perché effettivamente lei diceva adesso non ci sono alibi e c'era il campionato spezzatino, si giocava di venerdì e la gente lavorava, ok, e si giocava di sabato, ok, adesso si è giocato di domenica, reduce da un pareggio. Forse la dovevamo spostare mezz'ora alle 15. Io però le chiedo, io la domanda gliela devo porre, avvocato, lei qual è la chiave di lettura che dà a questo scollamento tra una tifoseria storicamente calda, appassionata, numerosa e rumorosa, e uno Zaccheria che oggi invece fa un po' così, fa senso vederlo semivuoto? Allora, cioè, qual è la motivazione che lei dà rispetto a questo scollamento? Direttore, lei sa benissimo che io ho uno staff che gestisce la comunicazione, che fa anche indagini. Certo. Sotto questo profilo qui, al quale ho domandato di fare proprio questa ricerca, è venuto fuori che la stragrande maggioranza, e voglio dire a chiare lettere a questa gente qua che non si può definire affatto tifoso del Foggia, perché i veri tifosi sono quelli che stanno allo stadio, quindi è inutile che andate sui social a dire offese ai tifosi e via dicendo. Perché i tifosi sono il mio cuore, sono il battito del Foggia Calcio, e voi che non ci venite allo stadio non siete tifosi, punto e basta. Questa, però, è la prima cosa che vorrei chiarire avvocato, subito. Avvocato, le motivazioni le ho dite subito. La voglio solo interrompere un attimo. Se vai in Serie B noi, perché praticamente, può consentire. Quanto te lo devo far costare l'abbonamento? Avvocato, chiedo scusa, però a mio modo di vedere lei in questo momento sta sbagliando. Io sbaglio sempre. Le spiego perché. Perché quelli che lei definisce non sono tifosi del Foggia, in questo momento vanno, tra virgolette, coccolati per riportarli allo stadio. Sì, se fossimo... Ha ragione. Se fossimo delle persone che vanno a elemosinare il pubblico per il Foggia, dovremmo coccolarli. Dovremmo dire venite a vedere il Foggia perché abbiamo bisogno di soldi e quant'altro, ragazzi. Il Foggia è una realtà ed è l'unica realtà produttiva in termini di valori morali e di valori economici che in questo momento la città può spendere fuori dal suo territorio. Questo è quello che io voglio dire prima di qualsiasi altra cosa. Dopodiché, se c'è qualcuno che pensa che la società e la squadra possa cercare quella che veniva definita dai latini la captatio benevolentiae, praticamente, cioè, invitando coloro i quali praticamente nei social, ovunque possono intervenire, dicono non è ancora in B, è una squadra fatta con pochi soldi, è una squadra, è colpa dello stadio, via dicendo. Voi dovete perdonarmi, ma Foggia si è data per troppi anni tanti alibi, senza riconoscere quelli che sono i suoi punti di forza. E mi permetto di dire, non solo nel campo dello sport, Foggia ha valori straordinari. Certo. E deve imparare a esprimerli, senza chiedere per favore a nessuno. Guai se io cercassi, come Vanna Marchi in televisione, di vendere un prodotto praticamente. Il Foggia è vero, è originale per quello che è.
C'è il rischio, avvocato, che perdurando questa situazione qualcuno di voi soci, di voi dirigenti, che comunque state facendo sacrifici incredibili per tenere in piedi un giocattolo, perché tant'è, questo Foggia, possa dire: ma chi ce lo fa fare? Io dico sempre, parlo sempre con Fabio, parlo sempre con gli altri, il nostro dire chi ce lo fa fare è direttamente proporzionale alla voglia di sostenere il Foggia Calcio. Conseguentemente c'è sia chi lo sosterrà fino in fondo, sia chi è pronto a sostenerlo fino in fondo. Quindi non sotto questo profilo qui, è per questo che lei mi ha sentito parlare in termini così radicali sul Foggia. Il Foggia è una cosa troppo grande, sia per deresponsabilizzarsi e potersi presentare un giorno a dire: io non ce la faccio più e quindi mollo. No, no, le promesse che si fanno ai tifosi, a quelli veri, si mantengono fino alla fine. Anche perché tenete presente che viviamo in questa città, la parola che danno delle persone deve essere mantenuta a tutti i costi. I sacrifici che noi stiamo facendo, guardi, non sono pochi da parte di tutti, in termini economici, in termini di tempo, in termini di sentimento. Lei ben potrà capire che il mio è uno sfogo oggettivo, molto molto tranquillo sotto questo profilo qui, ma che deve tener conto che la nostra nonna di 95 anni è il possibile volano e la cartina di tornasole di un'intera provincia. Certo, che a Foggia non è semplicemente una squadra di calcio. Noi non vogliamo con l'aeroporto, ma vogliamo per 90 minuti, anche quando pareggiamo, anche quando perdiamo. Ragazzi, è una squadra che fa vedere come si gioca a calcio. E questo poi l'ultima per me... cosa rimasta a Foggia, insomma, parliamoci chiaramente, al di là della squadra di calcio non vedo altro, purtroppo, questo non è certamente una cosa positiva. Le classifiche che puniscono, facciamo un discorso a 360 gradi, il territorio della provincia di Foggia è un territorio fortemente punito dall'economia, dalla violentissima crisi che ha natura sociopolitica, come direbbe il suo editore. Cioè, è profondamente ingiusto che uno dei territori più belli d'Italia, una delle province più belle d'Italia e più variegate d'Italia, debba pagare uno scotto così, così forte, così come è profondamente ingiusto. Vede, io ho assoluta mancanza di rispetto per i nostalgici, perché ai nostalgici vorrei ricordare che la stessa compagine societaria e gli stessi allenatori hanno fatto sconfitte discutibilissime e tiravano 12.000 persone dentro lo stadio, con squadre composte da elementi che o stanno in nazionale o stanno in Serie A. Questa qui è una squadra che quando perde si assume le proprie responsabilità e non ha mai perso in maniera strana. Può darsi che abbia perso in maniera tale da denunciare la propria ancora non totale maturità, non totale coscienza di grande squadra, ma questo diventa un ciclo di crescita. Noi non abbiamo mai fatto una sconfitta discutibile sul piano del campo. Io ai nostalgici vorrei ricordare tutta una serie di sconfitte discutibilissime che determinate grandi squadre hanno avuto, che fosse Serie A o Serie B, e che il Foggia per noi non dovrebbe essere una squadra che ha una serie. Prima di ogni altra cosa, dovrebbe anche perché la fede non ha categorie, no, per dirla con i tifosi. Sì, io non ho mai visto un girone di santi. Una cosa è certa: questa squadra e questa società meriterebbero ben altra attenzione da parte della città. Togliamo la società. No, allora, poi in primis la società, perché se questa squadra esiste, è grazie alla società. Vedete, io mi esprimo in questi termini qui.
che determinati soggetti a un certo punto della propria vita devono decidere di mettersi al servizio di chi non ha la possibilità di poter ottenere o poter fare quello che il cuore gli direbbe. La società ha una funzione di servizio rispetto a quello che è la squadra. Noi paghiamo se sbagliamo, noi società, e ci assumiamo gli errori di chiunque, dal magazziniere al più grande esponente dell'area tecnica. E guai il giorno in cui noi rinfacceremo di aver fatto qualcosa per qualcuno. Guardate, bisogna avere una coscienza che certe cose vanno fatte perché è il momento di farle, quando non c'è nessuno alle pienamente, spalle. Pienamente d'accordo. Intanto vado da Pasquale Bonfiglio, diamo la linea, anche se impelagato nel vedersi avere una finestra continuamente aperta sull'Olimpico di Roma. Roma Juventus sono al 50-0. Andiamo dai nostri amici da casa però. Allora, avvocato, stasera sta facendo il pieno. Tutte domande per lei. Manca Marucci, ve ne sarete accorti. Proveremo a sentirlo Marucci, più avanti per impegni professionali. Se ne sono accorti. Manca Marucci. Sì, pertanto mi rivolgo, come mai assente il dottor Marucci? Si sente. E purtroppo Marucci è preso da altri impegni in questo momento di natura professionale, ma proveremo a contattarlo anche per sentire che cosa ne pensa rispetto a questi argomenti che stiamo trattando. Prego, avvocato, perché poi voglio sentire anche gli altri, poi dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo parlare delle vicende societarie, perché insomma circolano delle voci, avvocato, poi magari chiederemo a lei se può confermarcele o smentircele. Prego, Pasquale. Mi ha già anticipato la prima. Allora, io sto vedendo un po' i nostri telespettatori, li leggo qui, e la stragrande maggioranza, ne sto contando davvero tanti, si lamentano però e continuano a lamentarsi del prezzo molto elevato del sottotribuna, per un semplice motivo, perché i posti in curva sono esauriti. Ci fanno notare. Non mi sembra curva, però rispetto alle presenze della curva su di ieri, non credo ci fossero biglietti esauriti. Faccio chiamare direttamente il responsabile della booking show, perché noi avevamo pasti in curva. Ci ha già chiamato la settimana scorsa. Ve lo facciamo chiamare una seconda volta, così tanto sono efficientissimi, quindi non avevamo esaurito i posti in curva. Non erano esauriti i posti in curva. Allora, questa è la risposta da dare ai nostri tifosi. Allora, i tifosi sappiano che i posti in curva non è vero che erano esauriti. Che stanno dibattendo molto su questo aspetto. Prego, andiamo avanti. Allora, avvocato, invece una domanda. Da brand manager, non crede che il logo dei Satanelli sia un segno distintivo della storia calcistica foggiana? E a tal merito, non crede che i Satanelli in sé per sé possano generare introiti dal punto di vista di merchandising, che non solo a differenza di quello attuale? È un nostro telespettatore che vive all'estero. Tenete presente in buona sostanza che da una ricerca che noi abbiamo fatto su quelli che sono stati i vari segni distintivi del Foggia Calcio. Intanto Foggia... si sta lavorando su una raccolta. Stanno lavorando. Domani dovrebbe essere presentata un'offerta alla curatela fallimentare. So che c'è un comitato che sta lavorando per l'acquisizione dei Satanelli, dopodiché saranno verificate. C'è anche Rino Mongello tra i sottoscrittori. Dopodiché saranno verificate le modalità di cessione o di acquisizione di quello che è il marchio. Intanto 70.000 euro, se non ricordo male, intorno ai 70.000 euro. 75. Quello lì è un marchio. Il prezzo base. Allora, prezzo io vorrei essere chiaro sotto questo profilo qui. Quello è uno dei cosiddetti beni immateriali che non dovrebbero avere una valutazione in termini di denaro e via dicendo. Io reputo che lo stesso fatto che sia stato assorbito all'interno di una procedura fallimentare sia una ferita gravissima nei confronti della tifoseria e della cittadinanza. Quello è un marchio il cui valore non potrà mai essere monetizzato, perché io le risponderei che nel mio cuore vale 100 milioni di euro il marchio dei Satanelli. Nella realtà dei fatti poi le dico in contrapposizione che quello lì non è un marchio
marchio suscettibile di valutazione economica allo stato attuale, dopo che è stato tenuto per 3 anni fermo, o per campi di periferia, come... Beh, però partire dalla storia del, quello lì, del Foggia, sì, avvocato, perché non, il marchio, non è così, scusate, sminuibile. No, no, non sono d'accordo. No. Ma il problema, il discorso, il valore, il discorso, il valore è l'esatto contrario, ma chi, io non lo so, non bene immateriale, però appena... sempre il suo valore, no, guardi, non dimentichiamo che ci sono società, no, soprattutto importanti, che ci hanno giocato sul marchio, cosa si sono finanziate col, scusi, marchio. Ma il problema è che io non sto parlando di un valore esattamente opposto, le ho detto che nel mio cuore vale 100 milioni di euro, certo, dopodiché dico, i satanelli addosso a chi pensano di andarli a mettere. Valere, cioè, anche zero, se no, mi pare di capire che è contrario a questo tipo di, no, no, io sono favorevole a tutte le iniziative che sono suscettibili di restituire tutto quello che è il passato del Foggia Calcio, perché il Foggia Calcio si identifica a partire dalle tre fiammelle, a partire dal segno distintivo del Foggia Incedit, per finire con i satanelli, tutte che hanno avuto un fortissimo richiamo in termini di brand, perché è stato un disegno geniale, parliamoci in maniera chiara. Quello che volevo spiegare io è che io ritengo che i satanelli non saranno mai dissociabili. Lo sforzo, l'energia è importantissima per riportarli sulla maglia del Foggia e via dicendo, è fondamentale, ma quello che stavo discutendo è quello che è successo, che è qualcosa di, che è l'ennesima ferita a questa città. Cioè, cos'altro ci vogliono scippare? Adesso ci sono della gente di cuore e di passione che vuole restituirli al Foggia, però rientra in quelle situazioni che ti lasciano basito solo perché accadono. E non sarà, nemmeno facile. No, ma infatti ci sono anche parecchi giornalisti, soprattutto di altre città, che continuano a chiamare i calciatori del Foggia i satanelli. Certo, è rimasto... Cioè, quando... Io però vorrei sentire sia Vinci Guerra, Mongello e Della Martora, poi dobbiamo andare in pubblicità, sul calo delle presenze, su questo scollamento di cui abbiamo abbondantemente, direi, parlato con l'avvocato Miccoli. Lino, tu... come la vedi? Cioè, qual è la tua chiave di lettura rispetto a questo? Foggia, come al solito, si distingue sempre in qualsiasi campo. Quando c'è da lamentarsi, si è sempre pronti a lamentarsi, perché manca la gradinata, perché manca il sottoterreno. Sì, ma adesso come si fa ad andare in prefettura e dire non ci bastano 5.000 posti, ma ne vogliamo 10.000? Ma è che questo non ti risponderanno, ma se non siete capaci a mettere insieme 3.000? Non gioca nemmeno a favore dei lavori di adeguamento che debbano essere effettuati, perché il comune si impegnerà tutto quello che vuoi, però giustamente, come stai dicendo tu, se con i 5.000 non si riesce a riempire lo stadio... Ma la cosa pazzesca è che poi nascono gruppi su Facebook ogni giorno, ogni minuto, ci sono migliaia e migliaia di iscritti, però questa gente dov'è? Ci vorrebbero 3 Zaccheria per... Ve lo dico subito, io vi faccio per esempio i dati di Foggia Benevento. 9.768 soggetti hanno seguito, scusatemi, IP hanno seguito la partita. La diretta su SportTube. Sì, io non faccio fatica. Quindi a dire, quasi 10.000 persone. Dire, sì, che quando gioca in serale e mia moglie porta fuori i bambini e via dicendo, ci sono dei locali in cui la gente sta a mangiare e guardare la partita. E questo lo sapete benissimo, credo che sia un fatto notorio. Se sapeste quanto ha bisogno la squadra di vedere gli spalti pieni, io sono convinto che noi avremmo il doppio. Io, più che diminuire i soldi, il costo del prezzo dei biglietti, quello che dovrei fare... E probabilmente lo attuerò, perché abbiamo 2 turni di tempo, e portare dei gruppi di persone a vedere l'allenamento e a parlare poi con i calciatori dopo, per comprendere quello che è la loro fame di risultati per questa città e per questa maglia,
due, far capire la loro necessità. Un suggerimento, magari, anche perché no, coinvolgere le scuole, entrare nelle scuole, perché allora, lì ci sono i tifosi del futuro, vi dico, oggi magari seguono il Milan, l'Inter, vi dico subito, praticamente. Noi abbiamo un programma scolastico che stiamo attuando col Pascal, grazie a Arianna Modeo, Lino Zingarelli, Raffaele Identi, è una persona che non viene mai nominata, ma che secondo me è uno dei cardini di questa di questa società, e si chiama Pippo Severo. Pippo Severo, che salutiamo, grande sì, Pippo. Che, la gente non ha mai fa presente. Lavorare, c'è uno che lavora dietro le quinte, ma è uno di quelli che davvero si dà da fare. A cuore fegato, dico sempre io. Come già ha un bel organico, anche sotto il profilo dei collaboratori. Dina Romano, per esempio, che salutiamo. Io dovrei salutare Dina, dovrei salutare Chiara, dovrei salutare Arianna, certo, dovrei salutare i tre magazzinieri. Non c'è qualcuno che sia... È una bella squadra sotto tutti i punti di vista. Tant'è vero che in termini di immagine, voi sapete benissimo che il video degli auguri di Natale che noi abbiamo deciso di fare si chiama proprio la squadra invisibile, e cioè, ha rappresentato loro, anche perché è l'ennesima identificazione della società con la cultura del lavoro. Sentiamo Gino Vinciguerra e Umberto Della Martora su questo argomento. Gino, secondo te perché la gente non va a seguire il Foggia? Allora, io devo fare una piccola cronistoria. Velocemente, perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo in nettissimo ritardo. Avvocato nel 64, il primo anno del Foggia in Serie A, avevamo il pieno solo in occasione di Juventus, Milan, Inter, e aveva anche Napoli, i capelli Gino Vinciguerra e Napoli. Poi nelle altre partite di Serie A, non voglio sentir poi parlare. Nelle altre partite Serie A avevamo 13.000, 14.000, 15.000 spettatori, 15.000 erano abbonati. Parliamo del 64, quando non esisteva lo spezzatino. Gestione fascia. No, non era gestione, Rosa Rosa. Rosa Rosa, parliamo degli anni 60. Allora io ritengo che, dando Foggia sempre patito questo tipo di... io dico che bisogna diminuire i prezzi. Magari facendo un discorso diverso, avvocato, inducendo, ecco, un biglietto 11 euro la curva, e se io ne facessi poi 2,15 e se ne facessi 3,20 dello stesso stato di famiglia, di modo che, perché si faceva il discorso che un padre di famiglia che vuole mandare a vedere la partita tre figli, e come fa a spendere 33 euro con una crisi che oggi esiste? Non possiamo fare un discorso di questo genere. Allora io dico, l'altra trasmissione dicevo che Napoli nel serale, la partita con Napoli in curva si pagava 5 euro e stavano vedendo la Serie A. Quanti sono i diritti che percepiscono per una partita in serale? Ma no, sì, no, d'accordissimo. No, scusatemi, d'accordo, avvocato, voi avete fatto il massimo. Questa squadra esiste perché esistete voi, vi siete dati da... Però cerchiamo di aumentare, perché giustamente, come ben dite, la squadra ha bisogno del sostegno. Io anche se incassassi 100.000, perché io faccio un altro tipo di discorso. Dico, a questo punto, se effettivamente la gente resta fuori perché la gradinata non è agibile, io mi chiedo, e allora 5.000 spettatori la domenica in più che io potrei fare, a 10 euro, e sono 50.000 euro a domenica che io potrei incassare di più. Mi basterebbero 4 domeniche per poter sopperire, e farlo come società, tutti i lavori da fare, e mi porterei allo stadio 15.000 persone. Ma poi andremo a fare il discorso, ecco, e scatta poi il discorso che la prefettura non ci darà, eccetera. Chiedo scusa a Vinciguerra, perché c'era un messaggio molto interessante da parte del nostro telespettatore che lamentava dei problemi ieri all'ingresso della curva sud. Alle 14.25 almeno 100 persone non sono riuscite ad entrare se non a partita iniziata, perché c'era un solo cancello aperto. Strano, ci prendiamo alle 14.20 alla partita. Io verificherò il discorso. 14.25. Verificherò il funzionamento dei tornelli, e questo viene fatto normalmente con gli steward in quello che è l'incontro settimanale. Se dovesse essersi verificato una cosa del genere, naturalmente le prime cose che fa la società quando sbaglia è chiedere scusa. E dopodiché può anche darsi che gli steward abbiano... sono delle persone validissime, non mi stancherò mai di dirlo. Le fanno un gran lavoro. Gli steward abbiano deciso di incrementare un sistema di verifica, perché oltre a questo abbiamo deciso di tenere aperti gli occhi su tutti quelli che fanno il biglietto ridotto.
come situazione, certo. Perché la società ha già esprime settimanalmente una grandissima tolleranza nei confronti di quelli che sono i minori di 14 anni, perché siamo l'unica squadra nei gironi A, B e C che è, seguendo quella che è il decreto Alfano, non fa corrispondere il prezzo del biglietto del ai minori di 14 anni. Quindi torniamo un attimo a questi discorsi qui. Uno stadio che ha 5.000 persone, una provincia che in termini di bacino anagrafico, vi compresa Foggia praticamente, è una di quelle con la siamo più su alta... 600.000 abitanti. Sì, praticamente dovremmo parlare di, per fare la media di 4.000 spettatori, dovremmo parlare dello 0,64% di presenza. Certo. Sensibilizzati, non tifosi, sensibilizzati. Dobbiamo fermarci, Umberto, velocemente dobbiamo fermarci per la pubblicità. No, io credo che il migliore spot... Qual è la chiave, secondo te? Il migliore... La chiave è quella che comunque bisogna capire che questa squadra ha bisogno dei propri tifosi. E allora io faccio appello alla provincia, ai tanti assenti, di capire che c'è bisogno del loro sostegno. Sì, ma secondo te perché la gente non viene allo stadio? Per me, allora, in questo momento è assente anzitutto la provincia. Perché molta perché? Gente... Molta la domanda gente, è perché la perché, gente... Perché probabilmente in questo momento la crisi nella nostra provincia si fa sentire in maniera più pesante rispetto ad altre. Perché il scusami Umberto, Juventus in vantaggio a Roma? Juventus in vantaggio a Roma. Perché il tasso di disoccupazione Pasquale. Nella nostra provincia è altissimo. Questi sono dati che non dice Umberto Della Martora, ma che appartengono certo. alla realtà. Allora a questo punto, ecco, per avere la possibilità di diminuire i prezzi, ci sarebbe bisogno di un aumento di capienza anche dello stadio, in modo tale da poter permettere alla società... Perché tu ritieni, aumentando la capienza... Assolutamente. Si allora, possono diminuire i prezzi Io faccio appello al sindaco, che proprio qui... Sì, ma se loro non diminuiscono i prezzi dei biglietti per tutelare gli abbonati, non è la stessa cosa? Se si aumenta la capienza, comunque l'abbonato... Sì, però si potrebbero fare dei pacchetti diversi, non so, per esempio una domenica dare la possibilità agli studenti di una determinata della scuola X di poter entrare allo stadio magari in gradinata, con una gradinata aperta, servono pagando il biglietto okay. 5 euro. Certo. La settimana successiva si potrebbe favorire la scuola Y. Iniziative. E allora, tra un po' torneremo a parlare di questioni societarie, perché anche dei messaggi da casa, insomma... la gente vuole capire che cosa si sta muovendo all'interno della compagine societaria. Lo chiederemo ovviamente al diretto interessato, l'avvocato Luigi Miccoli. Prima però diamo la linea alla pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, seguiteci perché adesso insomma qualcuno direbbe viene il bello, nel senso che cercheremo di capire rispetto a quelle che sono le voci circolate nelle ultime ore che vedrebbero interessamenti da parte di alcuni soggetti imprenditoriali alle vicende del Foggia, che cosa c'è di vero, se c'è qualcosa di vero. A tra pochissimo. L'avvocato già ridacchia, quindi... Per rinnovare la tua casa o per il tuo cantiere, oggi c'è Mondo Edile. Ceramica, arredo bagno, pavimenti e tanto altro per soddisfare le tue esigenze. Like the legend of the Phoenix. E da oggi vasi per anziani, gres porcellanato di varie misure e colori per un invidiabile effetto parquet. Tintometro Paulin. I nostri marchi? Per te solo il meglio a prezzi imbattibili. Mondo Edile è a Foggia, in Viale degli Aviatori, al chilometro 3400. Costruiamo il tuo domani, perché da noi è tutto un altro mondo. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Ciao da Raffaella, oggi vi ho portato in un'azienda che da oltre 40 anni è leader nella commercializzazione di automobili e veicoli commerciali. Di chi sto parlando? Ovviamente di Punto Blu.
E qui da Punto Blu troverete una vastissima gamma anche di veicoli commerciali. Perché da Punto Blu trovi l'auto che vuoi tu. Salve a tutti, mi trovo in via Montegrappa 94. Ho avuto un problema con la caldaia e molti mi hanno suggerito di venire dal signor Cat Leader Giuseppe Spadaccino. Sicuramente non rimarrò delusa, entriamo. Ho avuto un problema con la caldaia e ho bisogno urgentemente di una sostituzione. Molti mi hanno parlato bene di voi. E in via Montegrappa 94, dal signor Cat Leader Giuseppe Spadaccino, sono rimasta veramente soddisfatta. E se avete problemi di autocertificazione, impianti, termici, potete passare benissimamente dal signor Spadaccino e sarà a vostra completa disposizione. Arrivederci e grazie. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Vista l'inflazione economica, la ditta da Dario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che da anni vi offriamo. Network Consulting Italia, una mano amica per aiutarti a crescere. Implementazione di sistemi di gestione per la qualità UNIEN ISO 9001-2008, di gestione ambientale UNIEN ISO 14001-2004 e di regolamento EMAS, di gestione per la responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la norma SA 8000, per la gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e in tanti altri settori. Accompagniamo l'azienda all'applicazione delle nuove tecnologie. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 04 84. Fax 0881 20 04 84. Una mano per crescere. Rieccoci in studio, 22 e abbiamo oltrepassato quasi 22:35 minuti. Intanto una precisazione per l'amico Gino Vinciguerra, ci ha raggiunto telefonicamente un altro amico che salutiamo, il buon Peppino Baldassare, che ci ha detto nel 64 il Napoli però in Serie A non c'era. Vabbè, è stato un lapsus. Ho spiegato dopo fuori onda agli amici del perché ho collegato il Napoli a un altro evento, quindi, che non era di quell'anno comunque. Si ha ragione Peppino Baldassare. E allora perché lo salutiamo, ci mancherebbe altro. Intanto altri messaggi da casa, Pasquale. Sì, un'altra interpretazione al volo appena arrivata, un'altra interpretazione del perché la gente non viene allo stadio. Perché la gente non viene allo stadio? Credo che la maggior parte della gente è stata delusa negli anni passati. La squadra conquisterà la gente scalando la classifica, ce lo dice Marco. Ho capito, però il passato è passato, insomma, viene definito passato per questo. Non è che se uno viene tradito da una moglie non può più avere un'altra donna per tutto il resto della vita. Proprio per avvicinare la gente al calcio, in questo momento lo stanno dando proprio, lo mandano in onda tutte le domeniche De Zerbi e i suoi ragazzi. Quindi, cioè, chi si trincera dietro questo alibi, secondo me dice una strana cosa. Certo. Allora, ce n'è uno anche per me, me lo leggo giusto per non per compiacermi. No, questo non si può sentire. C'è uno per me, me lo leggo. Me lo leggo. No? Dice: sono Sergio, ho visto il signor Buonfiglio gioire per il vantaggio della Juve. Sì, è vero, mi è scappato. Ma se è un foggiano, mica è di Torino. Sì, ha ragione, 100%. Sergio, l'amico Sergio.
A che salutiamo? Ma vi scordate voi quando andavate allo stadio che sentivate i boati quando segnava la Juventus a Foggia? Beh, questa è una cosa vergognosa. C'era. Se c'era qualcuno, insomma, credo che sia stato anche abbondantemente redarguito. E io mi ricordo che accadde una cosa del genere in campo neutro a Bari, dove c'era gente di Foggia nella curva dei tifosi del Foggia con le sciarpe della Juventus. E credo che potevano tranquillamente risparmiarselo questo. Va bene, andiamo avanti, appartiene al passato, per rifarci a quello che diceva il nostro amico telespettatore. Avvocato Miccoli, in queste ore si dice, qualche uccellino cattivo ci ha detto, che c'è gente interessata al Foggia, che potrebbe muovere o che avrebbe già mosso passi anche significativi verso gli attuali soci, gente che sarebbe interessata a rilevare una fetta, si dice, sempre cospicua delle quote azionarie. C'è qualcosa di vero rispetto a quello che si dice in questo momento, in questi giorni e soprattutto nelle ultime ore? Se e quando si faranno gli atti notarili ci sarà qualcosa di vero e ci sarà qualcosa di comunicato. Sugli interessi sul Foggia non li nego, ma ne ha più assoluta. Però io ho imparato una cosa. Quindi qualcosa si muove. Una cosa che, a proposito, per rispondere al tifoso, cerchiamo prima di scalare la classifica della serietà. E questo ci impone, nella maniera più assoluta, non dobbiamo mancare di rispetto a quella che è l'attuale compagine societaria, né dare adito a voci che poi, parliamoci chiaro, fino a che non si è di fronte a un notaio, fino a che non si vedono sottoscritti per esteso. Certo, anche perché si è fatto tanto parlare in questi ultimi anni e poi insomma di trattative che non sono mai andate. È un Foggia che ha un grande appeal, a partire dai 300 km di distanza in poi. Sono imprenditori, quelli che si sarebbero, o meglio, lei ci conferma che c'è stato un interessamento nei confronti del Foggia, sono imprenditori che non appartengono al meridione d'Italia, ma che arriverebbero da altre regioni del nord Italia. Questo può confermarcelo? Cioè, non stiamo parlando di imprenditori del posto, per intenderci. Coloro i quali hanno mostrato questo interesse qui nella maniera più assoluta, ma allo stato dei fatti ribadisco, nulla di concreto fino a quando non si esprimono determinate volontà. Voi avete proprio fatto delle trasmissioni nelle quali gli appartenenti all'attuale compagine societaria hanno espresso determinate intenzioni e altro. Io riguardo a quelle che sono le scelte di cessione o meno delle quote di capitale sociale non ci vado dentro a chiedere, certo, quelle che sono le volizioni personali. Quello che debbo necessariamente seguire insieme a tutti quelli che sono i membri della dirigenza societaria è che qualsiasi cosa avvenga deve avvenire per il bene del Foggia e per il futuro del Foggia. La compagine societaria è fatta di persone che hanno già dimostrato la loro generosità e come tale, nel momento in cui si affacciasse la possibilità di incrementare ancora il futuro un futuro ancora più radioso di quello che stiamo vivendo attualmente, radioso in termini di programmazione finanziaria, in termini di risultati sportivi. Cioè, per intenderci, che ben vengano, insomma, se vengono a darci una mano. Non è una questione di dare una mano. È una questione di pareggio della Roma, perché avvocato lui ci dà solo le notizie che interessano. No, io di spalle, non di spalle. Pareggio della Roma. Eri di spalle. E non è campionato quello di Serie A, visto le vicende del Parma. Quindi sono d'accordo, campionato falsatissimo. Per quanto mi riguarda, il nostro campionato è l'unico che io vivo. Anche se ci sono situazioni, insomma, davvero difficili proprio nel raggruppamento del Foggia, Barletta, Regina, Ischia, Savoia. Guardate, allora, qui c'è un problema, ok?
che è gravissimo, che è quello relativo non alla crisi del calcio, ma alla crisi del sistema governo del calcio. E indubbiamente noi assistiamo a pantomime di natura politico-amministrativa che sono ridicole. Avvocato, la interrompo solo per un attimo. Lei diceva governo del calcio, è notizia di qualche ora fa, 12 società di Lega Pro hanno chiesto una nuova assemblea per mettere in pratica al voto la sfiducia all'attuale governanza della Lega Pro. Tra queste 12 però, lei dice, il problema è del governo, tra queste 12 però non c'è il Foggia. No, guardate, il Foggia non c'è, grazie a Dio, perché non ne fa una questione di uomini. Il Foggia l'ha già detto, ne fa meramente una questione di programmi. Cosa vado a votare io a Sbirulino, piuttosto che a Macalli, piuttosto che Ghirelli, piuttosto che chi che sia, se non mi dice concretamente quello che è il programma per il calcio, se non mi dice concretamente che cosa si farà di qui a 3-5 anni per il calcio nazionale. Il problema è che noi non stiamo a votare dei soggetti per mandarli in poltrona. Noi abbiamo una precisa, un preciso indirizzo che in primo luogo è diretto a conseguire le riforme di natura proprio normativa del calcio. Non esiste in buona sostanza che non ci siano, per esempio, faccio un esempio, che non vengano costituiti dei fondi di garanzia direttamente dai soggetti che sono responsabili del controllo finanziario delle società. Noi abbiamo delle società di certificazione, degli enti che vengono a controllarci. Se scopri poi che una squadra ha 70 milioni di euro di debiti, non lo scopri dalla mattina alla sera. Beh, perché 70 no. milioni, cioè non è che te li vai a scom- no. Oh. E allora vuol dire che secondo me dovrebbero rispondere quelli che sono i soggetti che effettuano il controllo, così come devono rispondere tutti quelli che sono i soggetti che portano un bilancio fallimentare di determinate situazioni, come nel caso che noi stiamo vivendo. Noi abbiamo, cioè, signori, noi fino a qualche anno fa avevamo finali di Champions League con squadre italiane. Adesso sono 3 giorni che festeggiamo perché sono passate 5 squadre in Europa League. Questo è un segnale dei tempi che viviamo. L'Italia. È un segnale dei tempi che viviamo. Scusatemi, ma non li vive la Spagna, non li vive l'Inghilterra, non li vive la Germania, non li vive la Francia. Perché piangerci addosso? Il discorso è essere seri. La serietà del Foggia Calcio in Lega è premiata dal seguito che ha nei confronti delle altre società sportive. A noi di essere amati dal palazzo interessa molto poco, di essere concreti per il calcio del futuro interessa moltissimo sotto questo profilo qui. Bisogna cominciare a pensare che l'eredità di natura economica non possono più essere scisse da eredità di natura morale. Quindi quello è quello che ci consentirà di andare avanti. Però, avvocato, lei prima parlava di non di uomini ma di programmi, però purtroppo gli uomini che attualmente governano il calcio italiano sono loro che ci hanno principalmente, sono loro i principali responsabili di determinate situazioni. Non mi venga a dire che la situazione del Parma è una situazione che è venuta fuori solamente in cui è arrivato come presidente il signor Manenti. Perché la debitoria del Parma non risaliva anche ai tempi. Qual è stata sequestrata? Guardate, guardate, l'ho appena. Infatti. Sì. È quello che diceva l'avvocato, sì, non sono situazioni che vengono da oggi al domani. Sì, appunto. Quindi voglio dire. Nel momento in cui non ti danno il patentino UEFA. Già, sì. Ma allora, uomini, già lì doveva scattare gli uomini che ci governano, avvocato, queste cose qui non le hanno viste per tempo o se ne accorgono solo adesso? Ecco, allora il mio dubbio è, sono delle persone, al di là della loro moralità, sono delle persone capaci di mettersi al timone
di una grande nave, di un grande baraccone qual è quello del calcio italiano e portarlo avanti in maniera organica e corretta? La domanda che io mi faccio è questa, cioè da esterno, ecco. Guardi, io dopo un po' di anni mi sono accorto di una cosa, che se rivoltassimo sulla natura sociale quello che vediamo nel calcio, dovrei risponderle: ma i politici non si accorgono che ci sono i buchi per le strade, non si accorgono che festeggiamo che abbiamo il 41,7% della disoccupazione giovanile in Italia, anzi ne fanno un vanto? Allora quello che le rispondo io è che dobbiamo essere molto molto realisti e cercare chi pubblicizzi un determinato programma, chi dica che in consiglio entrano solamente società di calcio e non soggetti spinti da una corrente più che da un'altra, e avere la certezza che colui il quale noi andiamo a scommettere non è il migliore, ma per il momento è il meno peggio. C'è da dire anche un'altra che è diverso. Andiamo, chiedo scusa Lino, abbiamo il collegamento telefonico con Torre Annunziata. Andiamo dal collega Rodolfo Nastro. Rodolfo, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, sia pur telefonico. Allora Rodolfo, che situazione si vive a Torre Annunziata in casa Savoia? È una situazione molto molto difficile, purtroppo ci sono problemi societari. La scorsa settimana il presidente ha incontrato la squadra e ha detto che non ci sono più soldi per pagare i giocatori, quindi c'è davvero una situazione drammatica a Torre Annunziata. Domenica si è giocato con la Salernitana una partita davvero unica, commovente, si è tenuto testa alla Salernitana, tra l'altro il gol della Salernitana è stato realizzato in fuorigioco, abbiamo individuato, visto questa sera le immagini su SportTube, c'è un fuorigioco di rientro di Tuia che era avanti e poi è rientrato sul cross e ha segnato, quindi il Savoia veramente ha giocato una grande partita ed è stato bello e commovente a fine gara quando i giocatori del Savoia sono andati sotto la propria curva e hanno pianto insieme ai tifosi. Credo che questo sia un messaggio forte per tutti. Sabato c'è Savoia-Foggia, Rodolfo. Come ci arriva il Savoia, insomma? Che settimana vivrà la squadra torrese? Il Savoia vive la giornata. La promessa che i giocatori hanno fatto ai tifosi è di giocarsi il campionato fino alla fine. Ripeto, purtroppo non ci sono i soldi per pagarli, probabilmente si arriverà a escutere la fine edizione a fine campionato, probabilmente ci saranno le messe in mora, punti di penalizzazione, però i giocatori vogliono onorare fino alla fine questo campionato. Certo, in questo momento probabilmente Foggia è la squadra più in forma, fino a ieri lo era insieme a Lecce, ma Lecce ha perso a Caserta, quindi il Foggia credo che in questo momento resti la squadra più temibile di tutti. E io ho visto giocare abbiamo giocato sia contro Benevento e Salernitana. Con tutto il rispetto, credo che in questo momento il Foggia vada il doppio di queste due squadre, però è attardato in classifica perché altrimenti forse si poteva veramente inserire. Certo. Rodolfo, mancherà Scarpa, tra l'altro era l'ex di turno sabato. Mancherà perché è squalificato, oggi ha fatto anche delle dichiarazioni velenose nei confronti della Salernitana. Abbiamo letto qualcosina su qualche sito internet, parlando Scarpa con qualche collega, ha affermato la Salernitana in B ci andrà e lo abbiamo capito ieri. Certo, vi ripeto, a parte il gol in fuorigioco, Scarpa ha avuto proprio un placcaggio al limite dell'area di rigore, sarebbe stato espulsione e punizione dal limite, l'arbitro si è inventato una simulazione di Scarpa e lo ha anche ammonito. C'era tra l'altro anche un rigore per il Savoia e neanche è stato dato, quindi la reazione di Scarpa è stata giustificata. Beh, con Scarpa manca mezzo Savoia, Scarpa da solo vale mezzo Savoia, quindi sarà veramente un'assenza pesantissima per i bianchi. Certo. Va bene Rodolfo, noi ti ringraziamo, naturalmente facciamo gli auguri al Savoia di risolvere i problemi societari, naturalmente non facciamo gli auguri calcistici perché noi speriamo, naturalmente siamo a Foggia, che sabato insomma il Savoia continui a fermarsi per poi riprendersi dalle prossime settimane. Certo, voi augurate questo, noi chiaramente all'opposto, quindi speriamo che sarà una bella partita, dai, va bene? Certo, scherzi a parte, certo.
Grazie ancora, grazie ancora Rodolfo, buon lavoro. Grazie a Rodolfo Nastro che ci ha insomma descritto quello che è il momento davvero drammatico, calcisticamente parlando, che si vive a Torre Annunziata. Lino, volevi aggiungere qualcosa? I proseguono nel segno della continuità. Beh, purtroppo in questo momento bisogna ammettere che è così. Volevo aggiungere, Lino, volevi aggiungere qualcosa o poi dobbiamo fermarci? Sì, subito, proprio due parole. Volevo rifarmi a quello che si era detto prima per quanto riguarda la situazione Federazione, Lega Pro. La situazione Parma non nasce dall'oggi al domani, sicuramente è il frutto di anni e anni di debiti, di accumulo di debiti. Però se noi diamo sempre più forza a queste persone che governano il calcio, andranno sempre così le cose. Anche il Foggia ha pagato qualcosa, il Foggia ha pagato un punto di penalizzazione per una mancanza che in effetti c'è stata. La stessa cosa, lo stesso reato, diciamo, tra virgolette, commesso da altre società, è stato prima sanzionato, poi è stato ritirato. Cioè, questo non va bene assolutamente, perché se c'è il ritardo vale sia per il Foggia, vale sia per la Regina, per il Messina, per qualsiasi società. Dunque, questo dimostra che se il Parma ha 70 milioni di euro di debiti, e sicuramente nel campionato di Serie A ce ne sono altre società che stanno da nelle situazioni. Da quello che mi è stato detto, perché dovete sapere che Foggia nei suoi dirigenti ha anche consultato, siamo, e dai bilanci che ho potuto vedere, siamo attorno ai 100 milioni di euro di debiti, e dovete pensare praticamente anche una cosa, che il Parma muove in termini di bilancio qualcosa come 181 milioni di euro all'anno, quindi sì, un ritorno incredibile. E le dico una cosa con grande chiarezza: no, si formano negli anni, lei ha perfettamente ragione, le debitorie. E questo vuol dire che anno per anno c'è qualcuno che chiude un occhio, anzi tutti non e due. Non dobbiamo dimenticarci neppure che hanno fatto fideiussioni false all'epoca. No, non torniamo un attimo dai nostri tifosi perché dobbiamo andare in pubblicità. Pasquale, che cosa ci dicono a casa? Se abbiamo qualche altro sms, altrimenti ci fermiamo in pubblicità. C'è Angelo da Milano che ci diceva: cerchiamo comunque di essere uniti alla squadra, tifosi e società, solo così possiamo arrivare all'obiettivo. Grazie alla società per il lavoro svolto. Angelo da Milano ci dice questo. E salutiamo anche questo amico che ci scrive da Milano, che ci sta vedendo naturalmente in diretta streaming. Adesso linea alla pubblicità, poi gran finale, perché insomma è arrivato il momento di regalarvi una sciarpa del Foggia messa in palio da Moda per Due a Foggia in via Lucera 97. La domanda è riferibile alla Marcord di questa sera, che vi dico subito, è un Foggia-Bologna, campionato di Serie A 76-77, finì 1-0 per il Foggia, insomma documentatevi chi segnò quel gol che regalò al Foggia all'epoca due punti, ve la ricordate quella partita? Foggia di Puricelli sicuramente. Era il Foggia di Balestri. Di Balestri. 76-77, il Foggia era allenato da Balestri in quell'occasione. Finì 1-0 per il Foggia. Noi vogliamo sapere il marcatore, qualcuno forse l'ha già individuato, credo Gino Vinciguerra. Linea alla pubblicità, cominciate a prenotarvi 0881 71 21 91, a tra pochissimo. Per rinnovare la tua casa o per il tuo cantiere, oggi c'è Mondo Edile. Ceramica, arredo bagno, pavimenti e tanto altro per soddisfare le tue esigenze. Like the legend of the Phoenix. E da oggi vasi per anziani, dress porcellanato di varie misure e colori per un invidiabile effetto parquet. Tintometro Paulin. I nostri marchi? Per te solo il meglio a prezzi imbattibili. Mondo Edile è a Foggia, in Viale degli Aviatori al chilometro 3400. Costruiamo il tuo domani, perché da noi è tutto un altro mondo. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Ciao,
Ciao da Raffaella. Oggi vi ho portato in un'azienda che da oltre 40 anni è leader nella commercializzazione di automobili e veicoli commerciali. Di chi sto parlando? Ovviamente di Punto Blu. E qui da Punto Blu troverete una vastissima gamma anche di veicoli commerciali. Perché da Punto Blu trovi l'auto che vuoi tu. Salve a tutti, mi trovo in via Montegrappa 94. Ho avuto un problema con la caldaia e molti mi hanno suggerito di venire dal signor Cat Leader Giuseppe Spadaccino. Sicuramente non rimarrò delusa, entriamo. Ho avuto un problema con la caldaia e ho bisogno urgentemente di una sostituzione. Molti mi hanno parlato bene di voi. E in via Montegrappa 94, dal signor Cat Leader Giuseppe Spadaccino, sono rimasta veramente soddisfatta. E se avete problemi di autocertificazione, impianti, termici, potete passare benissimamente dal signor Spadaccino e sarà a vostra completa disposizione. Arrivederci e grazie. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate Daddario, è un investimento sicuro. Vista l'inflazione economica, la ditta Daddario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che da anni vi offriamo. Rieccoci, siamo davvero alle ultimissime battute di questa puntata e allora è arrivato il momento di giocare. Con voi in palio una sciarpa del Foggia. Beh, la domanda che facciamo, qualcuno di voi già si è documentato, credo, è quel Foggia-Bologna, campionato di Serie A 76-77, vinto dai rossoneri per 1-0 alla Zaccheria, da chi fu deciso? In pratica, chi segnò il gol dei rossoneri? Abbiamo già qualcuno collegato? Non abbiamo ancora al momento... telespettatori, amici su internet. Si staranno documentando sicuramente. 0881 71 21 91 per vincere una sciarpa del Foggia. Beh, è facile oggi documentarsi, insomma, internet aiuta molto. E intanto facciamo così, andiamoci a vedere la grafica del prossimo turno della Lega Pro Girone C. Intanto è finale Roma-Juventus 1-1. Beh, restano 9 i punti di differenza tra Juventus e Roma. Eccola qua la 28esima giornata. Aversa Martina, Barletta Casertana, Cosenza Matera, Ischia Catanzaro, Lecce Juve Stabia, Lupa Roma Regina, Melfi Paganese, Salernitana Benevento, Savoia Foggia, che si gioca sabato alle 14:30 e che inaugura la doppietta esterna dei rossoneri, che saranno impegnati poi il mercoledì alle 15 a Catanzaro. E poi Lamezia Messina. Questa la grafica del prossimo turno. Chiedo avvocato Miccolic e Salernitana Benevento, che è la partitissima della giornata. C'è Lecce Juve Stabia, che però a me interessa Lecce Juve Stabia e Cosenza Matera. Certo, che siano le due partite sulle quali noi dobbiamo appuntare. Certo, che sono... certo. Concordo avvocato, pienamente. Avvocato, anche la Casertana. Barletta però in crisi, con però, molti squalificati tra l'altro. Guardate, la Casertana è quella che io ritengo la più prendibile e credo che noi il campionato dobbiamo giocare sulla Juve Stabia. Certo. Abbiamo un nostro amico collegato, con chi parliamo? Pronto? Sì. Giovanni da Foggia. Giovanni da Foggia. Allora Giovanni, la domanda è, intanto abbiamo
Se può abbassare un po' il televisore, perché insomma sentiamo il volume altissimo. Giovanni? Sì. Sì, allora la domanda è: Foggia-Bologna, campionato di Serie A 76-77, vinse il Foggia 1-0, chi segnò nei rossoneri? Nereo Olivieri. Nereo Olivieri, bravissimo. Ah, ma la ricordavi la partita o ti sei documentato? No, no, la ricordavo. La ricordavi? Gol di Olivieri, gol di Olivieri. Hai qualche domanda per l'avvocato Miccoli, per qualcuno dei nostri ospiti? No, sono contento della loro gestione. Grazie, grazie. Ma fai parte dei 2600 che ieri erano allo Zaccheria? Sempre. Sempre. Allora, è uno dei fidelizzati. Il nostro amico Giovanni. Giovanni, puoi lasciare i tuoi dati in regia per recarti poi in via Lucera 97 da Moda Perdue per ritirare la sciarpa del Foggia. Grazie, grazie a Giovanni e complimenti. Grazie. Complimenti, grazie. Continua grazie a seguirci. Giovanni. Grazie. Grazie a Giovanni che si è aggiudicato la sciarpa del Foggia. E allora torniamo sulla grafica della 27esima giornata. Questa sera, primo colpo. Vinta la sciarpa, beh, abbiamo dato però il sì, vantaggio di documentarsi, anche se Giovanni la ricordava bene la partita. E allora, dicevamo di questo match club Salernitana-Benevento, la partita che più ci riguarda da vicino, oltre naturalmente a quella di Torre Annunziata tra Savoia e Foggia, è proprio questo Lecce-Juve-Stabia che può dire molto in chiave playoff. Avvocato, io so che lei i pronostici non li fa, quindi no, la sa, però che... lei sa quello che succede tutte le settimane dopo che sono stato ospite di Telefoggia. Appunto, incrociamo le dita, non lo diciamo quello no. Che succede. E allora, Umberto, come finisce Savoia Foggia? 3-1 per il Foggia. 3-1 per il Foggia. Gino vinci 0-1. 0-1. 0-1. 0-2. 0-2 per Lino Mongello. 1-3 della Martola. 0-1. 0-1 vinci Guerra, 0-2 Mongello. Tocca a te, Pasquale Bonfiglio. 1-3. 1-3 anche per Pasquale Bonfiglio. 2-0 invece per il nostro Antonio Di Canio. Siamo davvero in conclusione e allora abbiamo oltrepassato, credo, siamo alle 23 in punto. Diamo la linea al nostro telegiornale. Io ringrazio intanto l'avvocato Luigi Miccoli. Buon grazie lavoro, mille, avvocato. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie a Umberto Della Martora. Grazie a te, Carmine. Un abbraccio a tutti i tifosi del Foggia. Correte numerosi allo Zaccheria. Gino Vinciguerra, anche da parte mia, e Lino Mongello, grazie a Pasquale Bonfiglio, un tantino amareggiato per la sua Juventus, che in 10 uomini si è fatta rimontare dalla Roma. Grazie alla squadra tecnica che ha lavorato anche in questa occasione, Nicola Castaldi, Francesco Paoletti, Antonio Di Canio. Grazie soprattutto Carmine, a voi un per l'attenzione. A Mario Marucci. Un abbraccio a Mario Marucci, che ritroveremo sicuramente la prossima settimana e che aspettiamo qui nei nostri studi. Grazie però soprattutto a voi che avete avuto la bontà di seguirci anche in questa settimana. Vi lascio a Foggia-Bologna 76-77 e ci rivediamo lunedì prossimo per commentare insieme Savoia-Foggia e poi saremo nell'antivigilia di Catanzaro-Foggia. Buonanotte a tutti, buon pomeriggio a tutti per chi ci seguirà in replica. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Ma il Bologna, ex squadrone che tremare il mondo fa, è ancora ammalato nella palude della bassa classifica. Per la verità, proprio oggi è stato il Bologna ad andare per primo vicino al gol. Eccola qui la traversa che Massimelli ha colto ad appena 3 minuti dal via. Poi però ci sono volute le parate a ripetizione del portiere Mancini per frenare il Foggia, che magari con disordine si è catapultato all'attacco. Anche Chiodi e persino Paris hanno cercato di infastidire Memo, ma il lavoro del portiere pugliese è stato meno difficile di quello del suo collega bolognese. La chiave di volta del successo foggiano è stata la sostituzione per infortunio di Lorenzetti con Olivieri, che già all'inizio della ripresa ha costretto Mancini ad un piccolo prodigio su un suo colpo di testa, poi alla mezz'ora il gol, e da segnarlo è stato proprio Olivieri con un altro colpo di testa, questa volta sul calcio d'angolo. La reazione del Bologna è stata a dir poco furibonda, ma tutto sommato, a parte un paio di calci d'angolo, il Bologna non ci ha ricavato granché, e di punti, che le parevano tanto, proprio niente, quelli se li ha presi tutti il tempo.